Eccomi qui, bentornati in una fetta di paradiso. Sono tornata con tutte le buste e i cartoni dei prodotti che ho utilizzato nel mese di settembre. Vi anticipo nel dire che è quasi tutta roba alimentare, tranne i due prodotti per la casa, nello specifico per la lavatrice. In questo mese, complice alcune giornate fuori casa, abbiamo acquistato al Conad alcuni prodotti di cui poi ho conservato le confezioni perché appunto avevo l'intento di parlarvene in un video. Allora, il primo che mi capita sotto mano è questa confezione di budino, o come meglio leggete, la coppa Malou, famosissima della Parmalat. Mio marito l'ha presa per fare uno spuntino, chiamiamolo spuntino perché alla fine questo è un dessert più che spuntino quando si ha voglia di qualcosa di dolce. E lui dice che è stata buona anche se si potevano, diciamo, allargare un po' di più nel mettere la panna. Però queste sono quelle le cornie da quando eravamo piccoli che comunque lui mangia allegramente e insomma non se lo lascia scappare. Un altro prodotto che potrebbe sembrare da merenda, ma che in realtà è secondo me un dessert, è questo, marcato Conad. L'avevamo trovato in offerta. Lui è stato entusiasta di questo yogurt per la cremosità e per il gusto di nocciola, e poi si era pentito di non averlo preso anche al pistacchio e alla stracciatella perché lo fanno anche in altri gusti. Questo lui l'ha promosso allegramente ed è stato anche contento appunto che era un prodotto trovato in offerta. Poi ti vado a far vedere due prodotti che io non ho mai acquistato, ma per il semplice fatto che non andando a fare la spesa in questi centri commerciali o comunque in questi supermercati, non mi è mai capitato sotto mano un prodotto simile. Il prezzo è uguale, cioè le confezioni sono diverse perché le merende sono diverse, però i prezzi sono identici, 1,95 euro la confezione. Di che cosa ti sto parlando? Ti sto parlando delle merendine dal Colle. Eccole qua. Allora, il primo pacco che avevamo preso erano questi croissant con la crema di pistacchio. Allora, mio marito è stato e anche io siamo stati a girare nel supermercato la confezione mille e mille volte perché non trovavamo il numero di cornetti compreso. Alla fine lui si è scocciato e mi ha detto: va bene, saranno 6, e l'abbiamo messo nel carrello. Quando siamo arrivati a casa, in realtà i cornetti erano 5. E se vi stesse chiedendo ma dove lo hanno scritto, l'hanno scritto in miniatura, cioè proprio a livello lillipuziano, qui dietro, sotto peraltro la piegatura della busta, si legge, non so se si legge in camera, 5 croissant da 45 grammi. E si sono tenuti un pochino bassi perché di solito in queste confezioni ce ne stanno 6. Allora, mio marito ha detto che è un cornetto che non sa tantissimo, cioè un cornetto di quelli che si trovano in commercio, cioè non è che questa crema al pistacchio lo ha reso di chissà quale entità di bontà, e in più la crema è presente in 3-4 punti, quindi a livello di quantità mi ha detto che ok, c'è tanta crema, però il sapore poi il pistacchio non è predominante, quasi che non si sente e sembra più una crema pasticcera dal colore verde. Quindi mio marito l'ha allegramente bocciato perché insomma si poteva fare di meglio. Il prezzo ovviamente è sotto i 2 euro, quindi comunque competitivo, però ecco, se vi aspettate un gusto pazzesco di pistacchio, non lo troverete. Sempre della stessa linea, ma di un altro tipo di merende, quindi sempre lo stesso brand dal Colle. Qualche giorno dopo abbiamo preso questo Bon Pistacchio, prende in giro, diciamo, ricopia il Buon di Motta, fa sopra una colata di cioccolato con la granella di zucchero, all'interno c'è la crema, questo peggio del croissant. Allora, ne trovate sempre 5 pezzi e in questa confezione non l'abbiamo trovato scritto da nessuna parte, perché adesso sto leggendo, allora davanti non c'era scritto, perché come puoi vedere c'è scritto lievitazione, marchio, con golosa glassa, ok, però poi non c'è scritto niente. Sui laterali non c'è scritto e sto guardando che non è scritto neanche dietro, quindi qua se lo sono proprio dimenticato di scrivere il numero delle merende. Questo è lo stesso prezzo dei croissant, però mio marito questa l'ha proprio
tirata fuori, nel senso l'impasto è buono, ok, sa di buon dì, la granella sopra è accattivante perché è anche scrocchiarella, però il solito discorso, la crema di pistacchio ce ne sta, qua ce ne sta poca e comunque non sa di pistacchio, quindi secondo me è tutto, cioè io non l'ho mangiato, però secondo me è tutto colorante e nient'altro, quindi le merende dal colle bocciate. Un prodotto che invece ho assaggiato anche io e l'ho amato, e all'inizio ero anche scettica perché ho detto chissà, questo connubio non lo so, non l'avrei fatto in cucina, in realtà poi è risultato molto buono, e ti sto parlando del succo di frutta marcato Conad, pesca e mela senza zuccheri aggiunti. Allora, se mangi un qualcosa di zuccherato, che può essere un biscotto, una confettura, e poi bevi questo, non sa di niente. Te lo dico proprio apertamente perché mi è successa la prima mattina. La prima mattina ho detto, oddio, che sto a bere? Acqua, sembrava tipo acqua un po' più spessa. La seconda mattina che non ho mangiato dolce a colazione, questo effettivamente era buono. Quindi il fatto che non abbia gli zuccheri è un qualcosa di positivo secondo me, perché poi, come ti vado a leggere tra gli ingredienti, purea di pesca al 50%, acqua, succo di mela al 20%, aroma naturale, vitamina C e acido citrico. Effettivamente non c'è neanche lo zucchero d'uva o lo zucchero di mela, c'è direttamente il succo concentrato della mela che dà un pochino quel dolcino, ma non è tantissimo rispetto a quello che si sente nelle confetture o nelle marmellate. Quindi devo dire che questo prodotto a me personalmente è piaciuto tanto, meno di 1,70 euro, e visto che ho il Conad vicino casa, non ti nascondo che probabilmente vorrò provare anche gli altri gusti, le altre alternative, perché fanno, visto che hanno molte alternative di gusti, cioè pesca mela, banana mela, insomma ce ne stavano pere e qualcos'altro. Sono curiosa, quindi sicuramente questo è un prodotto che riacquisterò. Poi, un prodotto che mio marito quando l'ha visto, lo ha preso, io quando ho visto il prezzo sullo scontrino, ragazze, cioè, ho iniziato a sudare freddo, perché secondo me per una confezione da 140 grammi il prezzo è veramente esorbitante. Ti sto parlando delle Doritos. Allora, io queste qua a Pescara sinceramente non ho mai fatto caso se nel reparto delle patatine ci fossero mai state. Le ho sempre viste nei canali di alcune ragazze che seguo che hanno tipo Degusta Box, comunque dei prodotti che vengono da fuori, no? Ma io qua non ho mai né acquistato né le ho mai viste. Mio marito, come l'ha vista, ha detto sì, la voglio, ok, l'ha presa. Tex-Mex al gusto formaggio. 2,49 euro, cioè ragazze, secondo me è un furto. Siccome lo hanno nei video che vedo, le Doritos le hanno sempre inneggiate all'ennesima potenza, mi sono detta oh, saranno buonissime, quindi aspettavo mio marito che assaggiasse e che mi desse la sua. In realtà non sono ovviamente delle patatine, ma sono tipo nachos, non lo so se sono nachos o tortillas, come si chiamano in spagnolo, quindi scusatemi spagnoli messicani perché non lo so, comunque sono triangolini di mais al gusto di formaggio, ma mio marito ha detto che il formaggio non si sente, si sente solo la paprika. Dietro ho letto gli ingredienti, effettivamente, e a parte una miriade di latte in qualsiasi varietà e versione, c'è la paprika. E il formaggio lo vede passare, quindi chiamarlo Tex-Mex con la pezza di formaggio, secondo me è un po' non lo so. Comunque lui l'ha bocciata allegramente perché sono 2,49 euro, secondo lui troppo costose, e peraltro per un sapore che non rispecchia il gusto che viene indicato qui sulla busta. Poi finisco con due prodotti della lavatrice, di cui uno sono entusiasta, l'altro ne dovrei provare un'altra confezione per sapere se effettivamente ne vale la pena. Allora, di quello entusiasta sono questo. Questo è il Cura Lavatrice del Sole. Io da quando l'ho utilizzato tanti anni fa non l'ho più abbandonato e devo dire che è un prodotto valido. Mi piace molto, la lavatrice viene pulitissima. Io poi, se ti sei perso il video che ho fatto della cura della lavatrice, te lo lascio in alto a destra, lo utilizzo in quel video e devo dire che ovviamente non riesco a vedere le tubature, però l'oblò che è tutto in acciaio inox e il cestello, non solo, ma anche la guarnizione interna vengono veramente splendenti, quindi presuppongo che anche le tubature insomma vengano quantomeno pulite. E questa scatola comprende due flaconi, i flaconi sono da 100, no, da 250 ml.
Io spesso lo utilizzo anche direttamente nello blò, come si vede in video, e ne metto un pochino sulla spugna per igienizzare la guarnizione. In quel video lì non l'ho fatto perché stavo direttamente utilizzando il prodotto multiuso, però di solito utilizzo direttamente questo, quindi con un unico prodotto puoi tranquillamente lavare tutta la lavatrice. Questo strapromosso lo acquisto sempre e se lo trovo in offerta ne prendo anche più di una confezione. Il prezzo sinceramente non ricordo quanto sia, ma siamo sui 3 euro circa. Invece il prodotto di cui ti parlavo, che l'idea è ottima, ti dico, l'idea è ottima, il quantitativo forse sarebbe da migliorare. Le prestazioni, allora, su alcuni elementi di biancheria, tipo le lenzuola o l'intimo o l'asciugamani, devo dire che la profumazione è lieve, ma si sente. E, a livello di pulizia, beh, io non è che faccio grandissime macchie, però ecco, diciamo che pulisce, però non riesco a darti una recensione reale perché l'ho utilizzato una volta sola e sono pochi pezzi per poterti dare una recensione al top. Ti sto parlando di questo prodotto che è un detersivo in tubs, quindi quelle liquide con come si dice, la pellicola biodegradabile. Contengono 14 pezzi monouso, monodosi, dice fresco profumo per bianchi e colorati ed è un ace green. Allora, io questo l'avevo trovato in offerta qualche mese fa all'Acquestapone. Sono tornata svariate volte, ma non l'ho mai trovato né per il detersivo, per la lavatrice né l'ammorbidente perché aveva fatto tutta una linea ace green, ma non sono riuscita a trovarlo da nessuna parte. Quindi probabilmente lo hanno messo come prezzo di lancio, come prodotto novità, però poi o non lo hanno venduto e quindi diciamo, il prodotto è tornato indietro, oppure non hanno fatto chissà quanti pezzi di vendita e quindi di conseguenza non lo hanno riacquistato. Sta di fatto che io all'Acquestapone non l'ho più trovato per poterlo testare nuovamente. Allora ti dicevo, l'idea è buona perché è ecologica, ha la confezione salvaspazio di cartone. Dentro ci sono le monodosi, che ovviamente c'è un risparmio di acqua, la scatola viene fatta con carta riciclata, insomma l'idea è ottima, soprattutto se si vuole iniziare o quantomeno togliere della plastica da casa, visto che la plastica regna sovrana in tutte le case. Però secondo me potevano mettere più pezzi e il prezzo era di lancio, veniva mi sembra o 2 o 3 euro, adesso non ricordo. E non lo so, non mi sento di bocciarlo perché già l'idea è buona di per sé. Il prodotto, bene o male, su alcuni capi di abbigliamento è comunque risultato ottimo, quindi te lo consiglio. Però ecco, se ti devo dare un voto, gli do un 6,5 perché potrebbero tranquillamente migliorare. Normale che se è un prodotto lancio, un prodotto novità, ci devono ancora lavorare, però io non lo so, avrei forse messo almeno 16 dosi, non lo so, l'avrei fatto diverso. Comunque, insomma, mi è piaciuto, quindi te ne voglio parlare. E ho terminato tutti i prodotti della casa di questo mese, spero di averti tenuto compagnia. Ci vediamo il mese prossimo perché se non l'hai capito, il video delle recensioni dei prodotti di qualsiasi natura uscirà i primi del mese. Ti ringrazio per averlo guardato, per essere stato in mia compagnia. Ti rimando al prossimo video. Baci grandi, ciao!